Ben ritrovati nella carriera di Van der Poel col suo Manchester City. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo finito con il 3-0 al Middlesbrough, dopo una nostra doppietta. Ho simulato contro il Bournemouth, che è una partita di Coppa. Abbiamo vinto 2-1, quindi passiamo al prossimo turno. E sono usciti i gironi di Champions. Ora andiamo a vederli insieme. Tanto qua c'è la classifica, vediamo pure la classifica. Allora, la classifica, noi siamo primi, insieme a Liverpool, Swansea e Tottenham a pari punti. Poi Crystal Palace, Watford, Manchester United, Aston Villa e poi tutti a seguire, con il Chelsea che si trova quart'ultimo per ora a un punto in due partite. Comunque ancora è presto. Allora, questi sono i gironi di Champions League. Allora, girone A, Liverpool, Porto, Anderlecht, Basilea. Girone B, Juventus, Siviglia, Borussia Dortmund, Ajax. Girone C, Real Madrid, Napoli, Lione, Fenerbahce. Girone D, Manchester United, AS Monaco, Zenit, Olympiacos. Girone E, Barcellona, Arsenal, Schalke 04, Bordeaux. Girone F, Bayern Monaco, Inter, Benfica, Krasnodar. Girone G, Tottenham, Atletico Madrid, Sporting, Rangers. Girone H, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Noi, Manchester City e Celtic. Dopo la fine dello scorso anno contro il Paris Saint-Germain al Calderon, li affronteremo pure nei gironi. E ci vendicheremo sicuramente. Cioè, giocheremo noi, il Paris Saint-Germain, penso, nei primi posti. Gironi dell'Europa League. Allora, girone A, Chelsea, Nantes, Trabzonspor, Modern Well. Girone B, Wolfsburg, Saint-Étienne, Rosenborg, Mungelland, Bug, che si chiamano, non so. Borussia, sì, girone C, Borussia Mönchengladbach, PSV, Besiktas, Ostende. Girone D, Villarreal, Galatasaray, Vitesse, Legia Varsavia. Girone E, Crystal Palace, Genk, Setúbal e PAOK. Girone F, Real Sociedad, Spartak Mosca, AZ Alkmaar, Young Boys. Girone G, Hertha Berlino, Braga, Copenaghen e Malmo. Girone H, Roma, West Bromwich, Club Brugge, Austria-Vienna. Girone I, Milan, CSKA Mosca, Standard Liegi, Dundalk. Girone J, Fiorentina, Nizza, Feyenoord, Vaduz. Girone K, Valencia, Rubi Kazan, Antrax, Salisburgo. Girone L, Swansea City, Uimares, Shakhtar Donetsk, RB Vienna e poi basta. Dunque, in questo episodio vedremo come lo scorso le prossime tre partite che saranno adesso contro l'Aston Villa in Premier League. E poi andremo in nazionale, perché è molto importante la nostra nazionale per la qualificazione ai prossimi europei che si dovrebbero tenere quest'anno contro Ungheria e Bulgaria. Dobbiamo assolutamente fare risultato qua perché sono partite veramente importantissime. Qua nel calendario vediamo dopo il Tottenham, Paris Saint-Germain, bello pieno. Comunque adesso ci concentreremo col City contro l'Aston Villa e ci vediamo direttamente in campo. Prima di vederci in campo, guardate questa notizia: Juventus ha acquistato Kevin Strootman per 42 milioni di euro. Quindi un'altra cessione del Manchester City. Dopo aver venduto Sterling al Real Madrid per 55 milioni, vendiamo anche Strootman. Stiamo un po' vendendo troppo. Ora andiamo direttamente in campo. Aston Villa, Eccoci qua dal Villa Park, Alan Aston Smith, Villa who Manchester knows these City. parts of the world Terza very well giornata di indeed, is campionato. smiling away, delighted to be here. Dobbiamo fare sicuramente il risultato anche quest'oggi. Dobbiamo And here we've got for you today, Aston avanzare Villa la nostra against striscia Manchester City. positiva. Via, si comincia. Van der Poel. Fernandinho di prima! Sfiora il palo, prima occasione da gol. Ed è calcio d'angolo per noi. Passaggio di nostro. Poi tiro di prima molto insidioso e la deviata dello giocatore. Recuperiamo palla. Carrying the ball Van der forward, it's Poel. the Manchester Van der City. Poel verso He Sané. might be Sané! through. What a Sané! shot! 1-0 Alan Smith City al with Villa a very good start to Park! this game. Col They've got nostro the goal. assist. Con l'assist di Really Van their der Poel football has su Sané. suggested would come. Che da due You passi, non wonder può whether the missing sbagliare. chances would leave Rivediamo them quell'azione. regretting those Van der Poel misses. And all'alternamento now col they open sinistro the a scoring. Sané. And Che you la might mette sul primo feel palo e they'll go on to insacca la win from palla in here. rete. 1-0 City. It's a cut. Calcio d'angolo per l'Aston Villa. Primo loro calcio d'angolo. Crossa, colpo di testa. Attenzione, Gil tiene palla in aria. Butta Knocks via it away. Clichy. Great. Paolo Fernandes. Good position. Van They've der worked Poel. this Ancora su attack Paolo very well. Fernandes. Paolo Shots on Fernandes, here. tiro. Deviato, mi And went sembra. in well.
Se la calcio d'angolo, sì, calcio d'angolo. Vanderpool chiama palla, ultima azione del primo tempo. Una cross in mezzo, troppo sul portiere. Finisce qua il primo tempo. 1-0 per noi. Non particolari emozioni questo primo tempo. L'unico tiro in porta, diciamo, è stato il nostro con quel gol. Poi niente di speciale. Rinizia il secondo tempo. Se ne porta avanti il tiro! Primo tiro pericoloso dell'Aston Villa con Ortein. Ortein. Tiro col mancino. Fin di palla, ma largo, il portiere c'è. Concia, concia, concia. Attenzione, ci scarta il tiro! Traversa palla, incredibile! Incredibile traversa palla, siamo stati molto fortunati qua. Concia ha fatto un tiro simile al nostro contro il Middlesbrough, che palla netto! Traversa palla per la nostra fortuna. Attenzione, Garlish! Garlish! Ancora l'Aston Villa, ci scarta il tiro di prima, il gol di Garlish, Aston Villa pareggia. Ci ha fatti fuori a noi, Garlish. È seccato sul primo palo, Aston Villa pareggia all'80° minuto. Ricordiamo quel gol. Ci è andato in bambola. Sinistra poi entrata sul destro. Però sul primo palo, non la fai per bravo, palo rete. Non l'ha meritato perché noi non abbiamo fatto niente praticamente oltre al gol. Abbiamo fatto un'azione molto pericolosa, traversa palla, poi teniamo sempre palla. Ci dobbiamo riprendere. Sané. Sané, Varane, Varane, Van der Poel! Che cosa ci siamo mangiati? L'ho vista dentro. Che cosa ci siamo mangiati? Van der Poel dimostra ancora che il destro ci deve lavorare molto. Attenzione adesso con l'Aston Villa, 87° minuto. Chester, Chester, tiene palla, non c'è spazio però. Torna indietro, poi cross in mezzo. Gundogan. Partiamo in contropiede. Van der Poel, Gundogan. Kun Agüero. Da che siamo tutti noi. Van der Poel, Sané. Troppo tempo. Van der Poel cerca di allargare tutto. Attenzione, il passaggio verso Paolo Fernandes. Zabaleta, Paolo Fernandes. Van der Poel, tiro! Ce l'abbiamo sempre sul destro, non riusciamo mai a tirare, a fare un tiro buono. E finisce qua. 1-1, peccato. Abbiamo avuto l'occasione per il pareggio sui nostri piedi, ma non siamo riusciti a sfruttarla. Ecco cosa ha fatto il City in questa campagna acquisti. Abbiamo preso Villalba, Kluivert e Bueno. Abbiamo venduto Iheanacho, Sterling, Ünal, Silva e Strootman. Cioè abbiamo fatto un profitto alla Madonna. Il City però non ha speso niente praticamente nel confronto del profitto, delle cessioni. Quindi speriamo che facciano adesso qualcosa. Il Manchester City acquista Jan Brins Etecky per 5 milioni e mezzo. Non so che acquisto sia. Brutta campagna acquisti comunque finale della società. Guardate quanti soldi stanno spendendo l'ultimo giorno di mercato. 649 e mezzo praticamente milioni. Incredibile. Intanto vedo un cross che rifiuto il Genoa. Il Manchester United acquista Nabil Bentaleb per 51 milioni. La Juventus ha preso Onana. Noi nulla. Intanto siamo saliti al 93 di overall. Bene così. Ok, siamo in nazionale. Qualificazioni per l'Europeo. Partita molto importante. Andiamo a vedere un attimo la classifica. Portogallo primo con 16 punti. Romania seconda con 13 punti. Noi terzi con 12 punti. Grecia quarta con 10 punti. Ungheria quinta con 7 punti. E Bulgaria ultima con 5 punti. Noi dovremmo sicuramente fare risultato. Non so quante partite manchino. Mi sa due, perché ora ne facciamo due. E poi ce ne mancano altre due, perché andate e ritorno sono sei squadre. Dovrebbero essere 12 giornate in teoria. Vediamo. Dobbiamo far bene adesso. Allora, formazione dell'Olanda. Klaassen in porta. Williams, De Vrij, Van Dijk, Karsdorp. Klaassen, Van der Poel, Strootman, Promes, Doss, Depay. Ok, tutto è pronto qua, tra Ungheria e Olanda. Dobbiamo vincere, l'unico risultato possibile. Sarà difficile perché abbiamo fatto una grandissima fatica nell'ultimo tempo a segnare con questa nazionale, ma ce la metteremo tutta. Via, si inizia. Ok, Promes, attenzione, la mette in mezzo, troppo sul portiere. Ha rischiato quasi il gol qua, Promes. Memphis, Van der Poel, dentro verso Karlstrop. Karlstrop, ce la può mettere in mezzo, troppo dietro il pallone. La rivia Vinicius. Abbiamo iniziato bene, dai. Continuiamo così. Paul, verso Depay.
Depay. Van der Poel. Ah, dai, dentro verso Klaassen. Klaassen trova il tiro. Rimpallo. Dos non ci arriva. Vicinissimo all'1-0. Che peccato. Ci siamo, dai, dai, continuiamo così. Van der Poel. Ultima azione, no, niente. Finisce qua il primo tempo. Abbiamo iniziato bene attaccando, poi nella metà di gara ci siamo un po' addormentati. In questo punto è a segnare, quindi si fa una grande fatica a segnare. Ci manca sempre l'ultimo passaggio per fare il tiro decisivo. Vedremo nel secondo tempo. Intanto Bulgaria-Romania 1-0 e Grecia-Portogallo 1-0 pure. Quindi la Romania sta perdendo. Quindi in questo momento siamo a pari punti. Il Portogallo prendiamo un punto. E mi sembra che andiamo a meno 2 per ora. Ora non mi ricordo. Rinizia il secondo tempo. Klaassen. Van der Poel. Passaggio verso Memphis. Van der Poel! Tenta la botta. Potevo passare di nuovo a Memphis. Qua secondo me abbiamo sbagliato. Attenzione, passaggio lungo verso Kasmrop. Kasmo ci vede. Van der Poel! No. Calcio d'angolo. Che peccato. Bel passaggio di Kasmrop. Subito a piazzare. Era un bel tiro angolato, deviato, infatti. Mi sembra che avesse tirato centrale. Tanto esce Sastros, ma sì. Entra Wijnaldum. Calcio d'angolo per l'Olanda. Van der Poel chiama come al solito corta. Van der Poel la mette in mezzo, il crampo di testa di De Vrij, di quanto è uscita vicinissimo ancora andando all'1-0. Non riusciamo a segnare, era solo De Vrij, era solo. Attenzione, passaggio in profondità. Klaassen prende facilmente con le mani. 71esimo, mi va a segnare. Non riusciamo proprio, incredibile. Già le ultime due partite sono finite 0-0 entrambe. Pure questa sarebbe una sconfitta, ma Nikolic, recuperiamo palla. Van der Poel vada verso Memphis, che può correre. Depay, ancora Depay, mette in mezzo il colpo della mezza rovesciata. Wijnaldum con la mezza rovesciata, che gol! Da subentrato, abbraccia Van der Poel. Qua bellissima palla. Guardate questa mezza rovesciata. Portiere va a farfalle completamente. Ma bellissima questa mezza rovesciata di Wijnaldum. E andiamo, 1-0 Olanda. Ci voleva. Ci voleva proprio. All'80esimo minuto, 1-0. Ora dobbiamo essere attenti in difesa. Nagy ha chiuso troppo spazio. C'ha inserimento, tiro. Klaassen, che parata che ha fatto. Ancora loro, il pallonetto. Meno male. Meno male, Nelec ha fatto il pallonetto. Dobbiamo stare attenti in difesa. C'era uno spazio enorme. Poi abbiamo rischiato anche rigore perfino. Spazio enorme centrale. Bellissima parte di Klaassen. Occhio dietro, troppi spazi. Chiudiamolo, oh. Crossa. Ancora Bulgaria. La ricrossa. Kasmrop. Buttala. Rimessa laterale. 89esimo minuto. Sempre 1-0 per noi. Cross in mezzo. Kasmrop. Tiro di Zalai. Ma meno male che è fuori gioco. L'ho vista brutta qua. Stiamo rischiando troppo. 3 minuti di recupero, ormai saranno finiti. Wijnaldum, promesso, così, giro palla, è finita. Finalmente, torniamo alla vittoria. Dopo non so quante partite, ma ce l'abbiamo fatta, con grande sofferenza. Ora andiamo a vedere cosa hanno fatto sia il Portogallo che la Romania. Allora, la Bulgaria ha battuto la Romania e anche la Grecia ha battuto il Portogallo, perfetto. Andiamo a vedere subito la classifica. Allora, prima il Portogallo a 16 punti, noi secondi a 15 punti, quindi andiamo solamente a meno 1 dal Portogallo. Grecia dietro di noi con 13 punti, poi Romania 13 pure, quinta la Bulgaria, che sarà, anzi no, quinta la Bulgaria e sesta l'Ungheria. Dovremmo affrontare adesso l'Ungheria. Sì, infatti adesso c'è l'Ungheria. Quindi siamo contro l'ultimo, andiamo a vincere assolutamente pure questa. Però non sarà facile, perché l'Ungheria ha battuto, mi sembra, la Romania oppure il Portogallo, quindi bisogna stare molto attenti. Nessuna partita scontata. Quindi formazione dell'Olanda con Klaassen in porta, Kongolo, De Vrij, Van Dijk, Kasmrop, Klaassen, Strootman, Van der Poel in centrocampo, Depay, Dost, Promes a formare l'attacco.
Ed eccoci dall'Amsterdam Arena, Olanda-Bulgaria, per la nostra ultima partita odierna. Dobbiamo solamente fare risultato anche qua. Si incomincia con il nostro stesso palla. Adler, Van der Poel, in mezzo, bellissima palla, Strootman, Promes, ed è subito il vantaggio dell'Olanda, partiamo così, con la grandissima azione, al secondo minuto, non ci hanno capito nulla, Dost di tacco, poi Van der Poel sull'intervento di Strootman, poi di primo vantaggio di Strootman su Promes, che ha inchiesto, tiro di prima, e non da fare per il portiere, Promes che doveva essere il capocannoniere in questa qualificazione europea, quinto gol ha fatto, Promes. Ottimo inizio. Dobbiamo continuare comunque ad attaccare. Non dobbiamo fermarci assolutamente. Van der Poel avanza. Van der Poel allarga tutto verso Depay. Memphis. Aspetta Van der Poel. Centralmente verso Klaassen. Klaassen, Strootman di prima verso Dost. Ma che passaggi stiamo facendo di prima? Soprattutto Strootman. Sta facendo dei passaggi stupendi. Anche inserimenti di prima. Con l'esterno qua Dost si è mangiato completamente il gol. Ci siamo, li stiamo sottomettendo alla loro area. Dobbiamo fare almeno il 2-0. Van der Poel recupera palla. Van der Poel, aspetta Dost. Ancora Dost. Verso Van der Poel. Ancora verso Dost. Nulla da fare. Comunque loro stanno facendo solamente giro palla, non lo mette a campo. Attenzione. No, Cristo, che ha fatto? Meno male. Deviato il tiro, Bulgaria vicino al pareggio. Alla prima occasione, guardate qua il tiro. Non è che c'era. Non so chi era comunque. Per fortuna deviata. Calcio d'angolo dalla Bulgaria. Cross in mezzo, colpo di testa. Klaassen la prende. Una gran presa. Promes, lunga verso Van der Poel. Van der Poel, numero. Poi la mette in mezzo verso Dost. Esce Stojan. Congolo, Van der Poel, tiro da distanza, alto. 44 minuto, non è finito il primo tempo. Finisce qua il primo tempo, 1-0 per noi col gol di Promes al secondo minuto. E allora, Grecia-Ungheria, 1-0 Grecia, quindi ci abbiamo ancora dietro la Grecia. E Portogallo-Romania, sta vincendo il Portogallo, 2-0. Quindi ci allontaniamo dalla Romania, il Portogallo stiamo sempre a meno 1. Inizia il secondo tempo. Attenzione, Delev, tiro di prima. Van der Poel, passaggio, lo vede sotto Kongolo che la mette in mezzo. Brutto cross, Stojan, presa facile. La partita dopo l'1-0 si è un po' equilibrata. No, errore, Galabinov, attenzione Galabinov. Spalla alla porta, Galabinov. Meno male. Non è riuscito a tirarmi, mi ha dato fastidio. Presa facile di Kliss. Verso Van der Poel, Depay. Van der Poel, vede Depay. Depay davanti al portiere. E qua doveva fare meglio. Stojan parata, ma centrale era. Qua Depay doveva fare di meglio, assolutamente. Calcio d'angolo. Batte Wijnaldum in mezzo. Attenzione, la palla rimane là, ancora là. Esce Stojan. Non c'era nessuno per impattare. Ottimo questa apertura nostra. Passaggio verso Promes. E c'è la doppietta sua all'87esimo minuto. Promes. E chiudiamo quella partita sul 2-0. Nulla da fare per la Bulgaria. Quindi rimaniamo secondi. Andiamo. Questa apertura nostra verso Karlstrup, mi sembra. E poi il tiro di Promes. Che da lì non sbaglia. E poi. Ancora Van der Poel, larga tutto ancora un'altra volta, benissimo verso Promes. Promes la mette in mezzo, non c'è nessuno. E qua sarà finita la partita, è così, è finita. Vittoria, due vittorie consecutive con la nazionale, ottimo risultato. Ottimo risultato questo. E andiamo. Quindi in questo episodio solamente vittoria. Tutti molto felici, sappiamo dell'importanza di questa partita e ce l'abbiamo fatta. Grecia-Ungheria 2-0, Portogallo-Romania 3-1.
Quindi la classifica rimane come era prima. Classifica finale. Ci siamo qualificati perché mi ha dato i punti. C'è scritto qualificazione. Cioè, hai vinto la qualificazione, una cosa del genere. Quindi, questa erano le ultime 2 giornate, queste. Quindi, vittorie importanti. Siamo ufficialmente qualificati per i prossimi europei. Noi e il Portogallo. Portogallo prima. Peccato. Quindi, Portogallo prima. Noi secondi. Grecia terza. Romania quarta. Bulgaria quinta. E sesta l'Ungheria. Non possiamo vedere gli altri gironi, purtroppo. Questa è anche la classifica della Premier League attualmente, col Tottenham che è prima con 9 punti, noi secondi, 7 a pari punti con il Watford, poi Manchester United quarto con 6 punti, assieme al Sunderland e lo Swansea, via dicendo. La nostra prossima partita sarà proprio contro il Tottenham, quindi sarà molto importante. Noi rientreremo dopo la nazionale, quindi saremo anche un po' stanchi, ma ci metteremo tutta per vincere. Quindi nei prossimi episodi saremo contro Tottenham, poi inizierà la Champions League proprio contro il Paris Saint-Germain, partita molto importante che voglio assolutamente far bene, e poi ci sarà il West Bromwich, quindi due partite di Premier alla Champions League. Bene, per oggi è tutto, vi saluto, alla prossima puntata con Van der Poel.